Amici dei motori, un saluto da Fiammetta alla Guidara, bentornati sul circuito di Imola, Italian Formula 4 Championship powered by Abarth. Siamo pronti per la gara conclusiva della giornata, anche di questo ACI Racing Weekend, con la gara più corta delle tre della Formula 4, 18 minuti più un giro, ma andiamo subito in griglia di partenza con Camilla Ronchi. Si fiammetta a griglia di partenza determinata dall'inversione delle prime 10 posizioni di gara 2, quindi ha la possibilità di partire dal palo, partenza al palo per Jan Schlom, che si è classificato decimo in gara 1. Chiaramente qui con me Andrea Montermini, approfitto di te, della tua esperienza e di tutto quello che ci potrai dire per parlare innanzitutto di questo bel campionato che continua a mietere successi. È stato rinnovato la collaborazione con la FIA e anche tra ACI Sport e WSK, quindi almeno per 3 anni siamo tranquilli, e poi parliamo un po' anche del tuo pilota. Io credo che questo campionato stia dimostrando come quanto l'ACI, tutti quelli che ci hanno creduto in questo tipo di corse e nella formula, possa mietere campioni, dare la possibilità di far vedere dei campioni, ma soprattutto insegnare dei ragazzini molto giovani, perché stiamo parlando 15-18 anni, prepararli poi ai campionati, alle gare che andranno a fare in futuro. Il mio proprio la settimana scorsa ha provato la Formula 3 e si è trovato benissimo, quindi vuol dire che qualcosa di buono qui c'è. Infatti ti volevo chiedere quanto gli ha insegnato, ma un po' mi hai già risposto, immagino che sia fondamentale, anche se Schlom non vive qui in Italia, quindi fa un po' avanti e indietro tra San Pietroburgo e l'Italia, mi sembra. È vero, però viene qua sempre a fare i test, andiamo in giro un po' per l'Europa a fare tutti quanti i test, quello che serve, e anche i nostri weekend, diciamo così, di lavoro che facciamo sul computer, nei video e insieme, credo che lo aiutino tantissimo. Questo bisogna fare i complimenti a lui. Grazie Andrea Fiammetta, se ho ancora tempo ti lascio la linea e poi te la richiedo per fare una battuta con Raul Guzman. Assolutamente, grazie Camilla, io intanto vado a presentarvi il nostro ospite ed è con grande piacere che do il benvenuto in cabina di commento a Nicolas Costa. Ciao Nicolas. Ciao a tutti, è un piacere stare qua a fare i commenti con voi, specialmente sulla gara della Formula 4 che ho fatto anch'io, con che gara l'anno scorso, e... cioè, è sempre un piacere essere qua. E per noi è davvero un onore, Nicolas Costa, vincitore qui ad Imola di tutte e due le gare della Super GT Cup e leader della classifica di campionato, quindi davvero complimenti Nicolas, grazie per il tuo tempo, anche perché tu sei reduce appunto da una bella fatica in questo weekend. Torniamo in griglia di partenza con Camilla. Sì, seconda fila e quarta casella per Raul Guzman, RB arriva dal Messico. Siamo abituati a vederlo più avanti nelle posizioni che contano. Ti ha faltato algo in este weekend también nell'otro de Vallelunga? Algo che podía ser mejor? Hemos cometido algunos errores y nos ha faltado un poco de velocidad este fin de semana, pero tenemos una buena posición para esta carrera. Quindi gli è mancato sicuramente qualcosa, soprattutto un po' di velocità anche lo scorso fine settimana, ma questa dice una buona posizione, partire in seconda fila qui a Imola per ottenere un ottimo risultato. Adesso io lascio la griglia di partenza, giù la visiera, linea al commento. Sì, grazie Camilla, allora siamo pronti anche per vedere la griglia di partenza che, come dicevamo, vede l'inversione delle prime 10 posizioni rispetto all'ordine di arrivo di gara 2, quindi Schlom in pole position, Hugenboom in prima fila con lui e poi Marino Sato e Guzman in seconda fila, Artem Kunati in terza fila e poi a seguire Correa e Siebert in quarta fila. Siebert che è il leader della classifica di campionato, ecco, vediamo anche la grafica in sovraimpressione. Quinta fila per Lorenzo Colombo e Job van Uytert, che reduce da una bella doppietta in queste prime due gare di Imola. Devlin De Francesco e Giacomo Altoè in sesta fila, Sebastian Fernandez Wright e Federico Malvestiti in settima fila e poi ottava fila per Bertonelli e Maldonado, nona fila per Cornwright e Festante, decima fila per Yuri Vips e Ahmad Al-Munadi, Auricchio e Feye in undicesima fila, Ciantini e Raucci in dodicesima, Rodriguez Wright e Kushmaini in tredicesima fila, Giacomo Bianchi e Fabienne Volvend in chiudono lo schieramento di partenza. Non vedo Schumacher però, Nicolas, non so se non sia rientrato nella grafica in sovraimpressione, ma oppure se eccolo c'è Schumacher ultimissimo, come ci arriva dalla nostra
dal nostro coordinamento, in effetti è stato un weekend difficile per lui. Queste prime due gare tutto è iniziato con un suo errore. Sì, lui ha commesso dell'errore, quindi questa gara parte ultima, una gara molto corta, quindi farà fatica ad andare molto avanti, però tutti devono essere molto cattivi in primo giro, perché qua non è semplicissimo da sorpassare, è così una gara molto corta, quindi siete lì metà griglia, deve essere abbastanza aggressivo. 18 minuti più un giro sono davvero pochi. Vediamo, eccolo, infatti sì, Schumacher, l'avete sulla sinistra in fondo al gruppo, dove addirittura c'è la curva che mette al rettilineo, perché questo è uno schieramento assolutamente ricco di piloti. Sono 29 i partenti in questo campionato di Formula 4, che è davvero un bellissimo campionato ricco di partecipanti che provengono da tante nazionalità, non soltanto in Europa ma diverse parti del mondo, e questo conferma che insomma l'Italia, e poi tu ce lo puoi confermare perché arrivi dal Brasile, che l'Italia quindi è una bella patria per il mondo dei motori. Sì, sinceramente questa stagione della Formula 4 è la più competitiva che ho già visto in Italia. Cioè sono tutti molto molto vicini, anche una bella griglia di partenza, sempre 29 macchine, quindi da vincere o stare davanti è molto difficile, quindi questi ragazzini veramente stanno imparando tanto, perché quando siete così tutti competitivi i dettagli fanno una gran differenza. Sì, davvero sono gare infatti sempre molto combattute. Vediamo, ci sono anche spesso tanti contatti, spesso l'ingresso della safety car è proprio perché sono piloti molto giovani, ricordiamo si entra anche a 16 anni ancora incompiuti, e quindi c'è anche molta irruenza, molta voglia di fare subito bene. Certo, ogni tanto quando siete così tutti competitivi hai solo un'opportunità di sorpassare quello davanti, si fa qualche sbaglio, ci deve prendere ogni tanto. Forse sono un po' troppo aggressivi, perché anche sono giovane, giovani sono così, ero anch'io, e ogni tanto ti fa un po' di contatti, però è normale. Assolutamente, quindi effettivamente poi abbiamo anche testato indirettamente chiaramente la sicurezza di queste vetture. I telai sono Tatus e sono dei telai omologati per la Formula 3, quindi sovradimensionati per i motori del Formula 4. Quindi questo ha fatto sì che abbiamo visto anche dei contatti abbastanza importanti in partenza, con i piloti sempre illesi. Questo è una garanzia di sicurezza in più, considerando anche la giovane età dei piloti e considerando che molti di loro arrivano direttamente dal mondo del kart, quindi per loro è la prima esperienza in questa stagione sulle piste come Imola, Vallelunga, Mugello, Monza, Misano, che sono piste assolutamente impegnative. Sì, ma a livello di sicurezza non è mai tanto, sai, deve avere sempre il casco in carbonio, tutti i telai in carbonio, è sempre molto importante anche per la sicurezza di questi ragazzi, e sicuramente quest'anno hanno già fatto vedere che la macchina è molto buona. Infatti, è vero, un prodotto, ricordiamo, totalmente italiano, il telaio appunto è Tatus, e il motore è Abarth, gli pneumatici sono Pirelli, l'elettronica è Magneti Marelli, quindi è un... È un vanto tutto italiano questo prodotto del campionato italiano di Formula 4, che poi è stato esportato anche all'estero e si svolge in diversi paesi, ad esempio in Germania, dove tra l'altro Mick Schumacher è anche lì in lotta per il titolo, e in Francia invece, dove Feuillet ha già vinto il titolo 2 settimane fa, quando infatti non è stato presente alla gara italiana di Vallelunga. Vediamo che ora in questo momento si scaldano le gomme, quindi... Sì, questo momento è un momento molto tenso per i piloti, sempre quando si ferma lì in griglia di partenza sembra che è un'ora che sei fermo, però questo è il momento più importante di questa gara, perché si può fare tante posizioni o anche perdere tante posizioni in partenza, e dopo fa fatica, come così competitivo il campionato, fa fatica a superare tanta gente anche in poco tempo. È vero, quindi è importante partire bene. Vediamo che al via chiaramente con l'inversione delle posizioni Van Uytert, il vincitore di gara 2, si schiera nella decima casella in griglia di partenza. Colombo, che ha fatto una bella seconda posizione oggi, pilota italiano rookie, partirà settimo. Ricordiamo quindi sulla sinistra dei vostri teleschermi Schlom,
con il monoposto numero 99, numero 82 per Hoogenboom in prima fila con lui. Il semaforo ora si spegne e sono partiti. Partenza, vediamo, c'è un pilota che è rimasto fermo nella fase nelle ultime posizioni in griglia, non mi sembrava che avesse preso il via, ma nessun problema. Guardate quante sono le vetture, pensate chi parte in fondo, quanta fatica fa a risalire. Vediamo che c'è un pilota che ha tagliato la pista, due, Schumacher anche, che ha tagliato la variante, è andato sull'erba. Vediamo, tanto davanti mi sembra che proprio non è Schlom, con il numero esatto, con il 33 c'è stato immediatamente è uscita una vettura e qui difficile individuare di chi si tratta, anche perché il monitor dei tempi in questo momento non ci dà soccorso, quindi adesso vi daremo conto. Intanto comunque Sato è davanti, non so se è in quella posizione per rimuovere quella macchina Almuanadi, grazie a Matteo Losa dal coordinamento, e safety car. Sì, ma è una macchina della Cram, ma devo dire grande partenza di Sato, lui sempre parte molto bene, però adesso ha dimostrato che quando sei davanti hai preso l'opportunità e sei davanti, vediamo cosa può fare adesso. Comunque una gara così corta, già safety car che entra subito dopo il primo giro, rende le cose ancora più difficili. Sì, lui e anche tutti devono fare, specialmente l'ultimo settore qua molto forte, perché comunque retenino molto lungo e con queste macchine prendi tanto la scia. Quindi si fa l'ultimo settore forte e loro fanno fatica di passarti alla fine del rettilineo, però se sei piano lì è facile, deve essere sorpassato. Vediamo, intanto la regia di Mauro Valentinuzzi ci mostra alcune uscite. Conrad che ha tagliato, è riuscito comunque a rientrare, certo con così sporchi tanto le gomme, penso che c'è qualche problema poi dopo. Certo, sporchi tutte le gomme, anche si può rompere sotto la macchina, che è sempre un problema, però speriamo che sia tutto a posto con la macchina. E questa è l'uscita che ha causato invece l'ingresso della safety car, quindi Sato, Schlom in seconda posizione, Hoogenboom in terza, Cunati in quarta posizione, Guzman, Correa, Artem, Siebert. Questa è la situazione quando sono state percorse davvero poche curve del primo giro, poi è entrata la safety car e intanto il cronometro corre, quindi c'è davvero poi poco tempo per recuperare. Bravo Sato, perché partiva dalla terza posizione, pilota del team di Vincenzo Sospiri, che tu conosci bene. Sì, Sato e anche Conrad abitano con me, quindi siamo assieme praticamente tutti i giorni. Sono veramente contento di guardare in prima posizione, speriamo bene per la fine gara. Ma sì, sei un bravo ragazzo, tutti e due siete bravi ragazzi. E tu infatti vivi in Italia, Nicolas, da tempo? No, dipende, io sempre torno in Brasile, però con le gare sono vicino, sono qua e abbiamo un appartamento che praticamente i piloti dei team sono lì, quindi per quello che abito con loro, dico che abito con loro, però maggior parte del tempo sono in Brasile. Ah, ok, quindi invece tra una gara e l'altra giustamente rimani in Italia. Quindi prossima gara adesso non riparti, no? Rimani in Italia? No, io rimango qua fino alla fine del campionato, concentrato a allenarmi per l'ultima gara, che è veramente importante per tutte noi. Assolutamente, quindi un grosso in bocca al lupo, Nicolas, perché davvero te lo meriti. E crepe, speriamo bene. Grande grinta dimostrata in tutta la stagione e poi in particolare in questo weekend a Plain, perché due pole position, due vittorie, davvero avete vinto tutto quello che c'era da vincere. Veramente volevamo avere un buon weekend, però non aspettavamo che possiamo fare primi in tutto, praticamente qualifiche, miglior giri, gara, quindi sono contentissimo, principalmente per le vittorie, però non solo, anche per i punti in campionato. Intanto abbiamo Camilla Ronchi che è proprio con Vincenzo Sospiri, mentre la safety car rientrerà alla fine di questo giro. A te Camilla. Vincenzo, un ottimo spunto quello di Marino Sato, che cosa gli stavi dicendo alla radio? Gli stavo dicendo di tenere le gomme calde e stare pronto, perché adesso ripartono questo giro qui. Quanto è importante stare concentrati adesso? È molto importante, perché la ripartenza può anche perdere posizione, purtroppo, vediamo cosa succede. Grazie.
Grazie Camilla, allora tutto pronto per la ripartenza, in effetti, perché questa è stata una partenza lanciata, Nicolas. Sì, deve ripartire bene, è sempre un'altra opportunità di guadagnare posizione, vediamo chi riesce ad andare avanti. Vediamo il contatto, che vediamo qual è il pilota coinvolto. 41 mi sembra proprio di sì, quindi Guzman, che poi tra l'altro è stato anche in lotta per tuttora, ma la matematica gli concede, sì, Guzman numero 41 gli concede ancora qualche chance, però è stato a questo punto anche leader della classifica, poi invece si è un pochino perso Guzman Marchina. Del resto è un campionato assolutamente competitivo, vedete quante sono le monoposto, quanti sono i piloti, tutti determinati e tutti vogliono arrivare primi. Certo, quando qua ogni tanto un campionato così competitivo, anche per essere tra i primi 10 è difficile, quindi se si può vincere una gara o salire sul podio deve prendere l'opportunità sempre. Anche Yuri Vips, che è leader della classifica rookies, lo vediamo un po' in difficoltà, è 14esimo, ma del resto partiva dalla 21esima posizione anche lui, quindi è sicuramente difficile la rimonta, e qui vediamo qualche taglio, fortunatamente nessun problema nel rientrare, gara concitata, poi quanto più è corta e quanto più chiaramente tutti cercano di dare il massimo. Quindi 42 Artem numero, è in questa posizione, in settima posizione. Uitert, che ha vinto due gare in questo weekend, invece vediamo, in questo momento c'è un alettone in mezzo alla pista, bandiere gialle che segnalano, vediamo Uitert come è messo, l'abbiamo visto nelle inquadrature prima, abbiamo stato davanti Schlom e Van Uitert che è rientrato, sì, deve forse... Interessante che Sato aveva perso la prima posizione questo giro e adesso è recuperato. Sì, quindi vediamo intanto ancora un'uscita in ghiaia con il numero 51, perché gli altri festante. Sato quindi di nuovo davanti, eccolo Van Uytert con la vettura di Jenter che a questo punto cerca di fare una sistemazione, ma più che altro per fare giri, perché ormai recuperare i punti. Mick Schumacher intanto è in 20esima posizione, quindi lontanissimo dalla zona ultima. Era un'impresa mission impossible, potremmo dire. Sì, lui praticamente aveva una grande opportunità in partenza di guadagnare posizione, però è uscito fuori e purtroppo perso quell'opportunità lì. Sì, assolutamente. Vediamo, intanto viene sorpassato con il numero 8 Auricchio, che è in posizione di centro classifica, intorno alla 15esima posizione, pilota che è seguito da Andrea Fontana, attuale leader del campionato italiano di Formula 2 invece, e le inquadrature adesso vanno sulla bagarre per le posizioni di centro, mentre il giro veloce addirittura lo sigla Federico Malvestiti, 1:48.5, incredibile, perché Malvestiti è non so in quale posizione, sicuramente non nelle prime, ma questo significa che comunque il livello in pista è molto alto per tutti i piloti, anche per quelli che poi si piazzano nelle posizioni di mezzo. Sì, sì, lui è 25 posizioni, non so dire in italiano, perché in italiano è perfetto. Il tuo italiano è perfetto, Nicola. È molto dietro, diciamo che è molto dietro, però comunque ha fatto il giro più veloce, quindi questo vuol dire come competitivo in campionato. Sì, davvero molto molto competitivo. Vediamo, Nicolas tra l'altro, oltre ad essere un campione, anche un poliglotta, perché oltre a parlare la sua lingua, il brasiliano, quindi parla l'italiano perfettamente, come sentite, e parla perfettamente anche l'inglese, perché è la lingua con la quale poi dialoga con i suoi compagni di squadra, soprattutto con Nemoto, che è di nazionalità cinese e che già parla poco l'inglese, no, comincia a parlarlo più adesso, già dalla volta scorsa lo parla più. Sì, lui sta imparando, l'anno scorso non parlava niente, e devo dire anche l'anno scorso lui in Formula 4 è stato mio compagno di squadra, quindi è un piacere essere con lui un'altra volta, però l'anno scorso parlava proprio niente inglese, adesso ha già imparato tantissimo e sono orgoglioso di lui per tutto il lavoro che ha fatto tutto questo weekend. Veramente molto molto bravo, un ottimo compagno di squadra Nicolas, vi siete affiatati
davvero bene. E intanto vediamo, quindi tu hai fatto Formula 4 fino allo scorso anno. Sì, ho fatto qualche gara l'anno scorso però in Giappone con la Lamborghini squadra corse, però dopo è arrivato un altro ragazzo brasiliano che è finito il campionato e invece io ho fatto la finale mondiale della Lamborghini Super Trofeo, che è stata la prima volta che sono salito su un GT. Quest'anno sono venuto qua nel campionato italiano per provare a imparare un po' di più. Sta imparando bene, devo dire, molto velocemente. Nicola Scotta, leader della classifica della Super GT Cup, mentre intanto vediamo che c'è Bagarre tra le prime tre posizioni con Sato, Schlom e Artem, che stanno facendo veramente dei grandi numeri. È un bel terzetto, ha staccato di 3,5 secondi Hugenboom, che è quarto, poi bravo anche Simone Cunati. Anche Simone Cunati conosci bene tu, Nicolas? Sì, lui è un bravo ragazzo, non abita con noi però, perché sei già italiano comunque, però è molto molto forte. Io quest'anno sono stato veramente impressionato con lui, con la sua velocità, ma è anche un bravo ragazzo. Assolutamente, Nicolas, siamo d'accordo con te, perché Simone Cunati era tra l'altro leader della classifica della rookies fino a qualche gara fa, poi adesso ha perso la testa della classifica rookies, ma si sta riprendendo in queste ultime gare. Ma torniamo in pit lane con Camilla Ronchi. Sì, due aggiornamenti. Raul Guzman si è ritirato, è sceso dall'abitacolo, si tenta di capire quale sia il problema, mentre la macchina di Fernandez è ferma ai box, ma si sta sostituendo il musetto, dovrebbe ripartire tra pochissimo. Grazie Camilla, intanto vediamo che mancano 6 minuti e 20 allo scadere del tempo regolamentare, quindi manca davvero poco. E vediamo che la situazione davanti rimane invariata. Sato, Schlom e Artem sono nelle prime tre posizioni, poi Hugenboom e Simone Cunati, ma attendiamo il prossimo. Qui c'è invece un'uscita in ghiaia alle spalle di Conrad Rodriguez e poi Bertonelli aveva fatto una bella partenza oggi. E tra l'altro poi in realtà è una partenza leggermente anticipata, quindi è stato penalizzato, ma più che altro è stato poi autore del contatto con Mick Schumacher, Diego Bertonelli, che quindi adesso sta risalendo anche lui da una partenza nelle retrovie e adesso si trova schiato in 13ª posizione. Allora, 5 minuti alla fine, situazione ancora molto da decidere per quanto riguarda il podio. Sato è davanti, ma non ha questo problema. Ma devo dire che Sato per adesso è una posizione buona, perché il secondo e terzo stanno lottando un po' e quindi così guardano i specchietti, perdono un po' di tempo e quindi lui riesce a respirare un po' di più. Però non so per quanto tempo loro sono in lotta, vediamo se fino a fine gara riesco a prenderlo o no, però un buon lavoro da Sato fino adesso. Sì, assolutamente, è riuscito a balzare al comando dalla terza posizione in griglia, da allora non è più stato messo in discussione. No, in realtà con Schlom si sono cambiati di posizione, poi dopo Sato è ritornato davanti e adesso è lì al comando della gara. Vediamo intanto anche cosa succede alle sue spalle. La situazione Schumacher sta risalendo, lo diciamo per i nostri amici che ci seguono da casa, che sicuramente saranno interessati. Eccolo, vediamo, casco giallo, è il penultimo di questo gruppetto, è in 17ª posizione, ma purtroppo weekend da cancellare questo di Imola. È certo che aver saltato la gara di Adria con tutto il team Prema, che ha deciso di non essere presente, è sicuramente stato un rischio, perché comunque hai tre scarti, tre risultati da scartare, ma se tutti e tre te li giochi così, non essendo presente ad una gara, è chiaro che poi il campionato può diventare più difficile, però vediamo, perché ancora la matematica lascia tutto assolutamente aperto, quindi vediamo che cosa succede, anche perché Siebert in questo momento è soltanto in 7ª posizione, quindi non si avvantaggia tanto. È partito dalla quarta fila e così è rimasto, non riesce a
ed emergere dalla settima posizione Marco Sivert, quindi, ed è staccato anche di 6 secondi e 2. Sì, ma comunque è una buona gara per Sivert, perché con tante macchine così la cosa più importante per vincere un campionato è sempre fare i punti, sempre finire le gare, anche se non sempre sei velocissimo devi sempre fare le punti, quindi non è sempre che il pilota più veloce vince il campionato. È vero, è vero. Questo, anzi, ci sono tanti piloti che hanno vinto dei mondiali senza aver vinto mai una gara. È vero, è vero. Può succedere. Intanto giro più veloce di Van Uytert, che evidentemente è rientrato dopo aver cambiato il musetto, 1:45 e 3, ma Van Uytert sarà non ultimo, ultimissimo, perché chiaramente era rientrato in pit lane. Peccato, perché aveva siglato una bella doppietta. Allora vediamo, mancano 2 minuti e 15 secondi allo scadere del tempo regolamentare, poi ancora un giro. Ora le inquadrature ci portano sulla testa della gara, dove Artem è riuscito a passare Schlom, quindi seconda posizione per lui, con Sato davanti. Sato è la sua almeno la sua seconda stagione. Sì, sì, è la sua seconda stagione. Adesso Artem è da solo, non è più in lotta, quindi sta riprendendo un po' il ritmo. Secondo me fra un po' vediamo una lotta tra i due. Vediamo, quindi sì, si sta avvicinando. Infatti questo invece è il gruppo degli inseguitori, vediamo Hugenbunk in quarta posizione, e poi abbiamo Kunatin in quinta piazza, Correa sesto, Sivert settimo, ottava posizione per Colombo, poi De Francesco, Vips, Altoè in undicesima piazza con Wright, Bertonelli tredicesimo, Rodriguez e Schumacher in quindicesima posizione. Questa è la situazione, quindi vediamo, un minuto soltanto allo scadere del tempo regolamentare e la gara sicuramente si deciderà sotto la bandiera a scacchi, Nicolas. Sì, adesso anche un'avvertenza per Sivert, sicuramente per il track limite, quindi lui deve adesso essere attento per non tagliare la pista più, sennò perde una penalità. 40 secondi lo scadere al tempo regolamentare, quindi due giri, perché il tempo scadrà in questo giro e poi ancora un passaggio prima della bandiera a scacchi per quella che è la penultima gara di questo ACI Racing Weekend qui sul circuito di Imola. Vi do appuntamento chiaramente ai prossimi ACI Racing Weekend, consultate il calendario sul sito dell'ACI, acisportitalia.it, e troverete chiaramente tutti i programmi e il coupon da scaricare per entrare gratuitamente in pista. È importante poter almeno una volta nella stagione venire a vedere queste gare dal vivo, mentre intanto vediamo un testa coda, coinvolge una vettura Sivert del, quindi il team Jenser Motorsport, quindi all'ultimo giro, anzi al penultimo, Sivert va in testa coda mentre era in sesta posizione, mentre Van Uytert ancora giro veloce, ma chiaramente è soltanto un test quello che sta facendo, sta approfittando per girare su una pista bella come è quella di Imola. Vi ricordo, il prossimo appuntamento della stagione sarà il 29 e 30 di ottobre sul velocissimo circuito di Monza. E a proposito di pista di Imola, Nicolas, tu questa pista non la conoscevi, perché non ci avevi mai girato, quindi all'inizio della stagione a maggio quando siamo venuti qui con il GT, l'incidente del tuo compagno di squadra ha distrutto la macchina, quindi tu non avevi girato. Sì, non avevi girato con il GT. Con il GT non avevo mai girato, quindi è stata una sorpresa per me questo weekend, il modo che è andato. Ultimo giro. Ma vediamo adesso l'attacco in ultimo giro. Vediamo, raccontaci il circuito di Imola. Imola è una pista molto bella anche per il GT. Qui questi punti come si affrontano? Qua devi prendere tante, specialmente il primo cordolo per uscire forte dalla tamburello, specialmente prima di tutto il rettilineo deve fare un'uscita forte per sfruttare tutta la potenza della macchina. È un po' diverso l'approccio con le Formula 4, però comunque deve essere molto aggressivo sul cordolo, è una pista un po' particolare del modo di guidare, però comunque mi piace tanto, la tosa, la curva
meno veloce della pista, deve fare con la nostra macchina un V molto grande, quindi vuol dire frenare molto tardi, fermare la macchina, la mettere dritta e poi andare su gas con la macchina dritta, perché con tanto, con tanti cavalli deve trazionare bene. Esce intanto la vettura numero 6 Conrad, e quindi siamo in un'altra delle parti più per noi spettacolari della pista. Sì, la curva che mi piace di più è proprio la variante alta, perché deve essere molto cattivo e fa proprio un salto molto divertente. La prima volta che sono stato qua con le formule mi è venuto dolore di testa, perché i corridori sono molto cattivi con le macchine di formula, perché prendi, sbatti la testa contro il cockpit, però molto molto divertente comunque. Qui andiamo alla rivazza, dopo il prossimo giro, ecco, prossima curva è quella della rivazza. Adesso arriviamo in uno dei punti dove si tenta di solito il sorpasso, ma tutto rimane invece invariato, e la bandiera a scacchi che va a sancire la vittoria di Sato davanti ad Artem e con Schlom. Schlom che invece, attenzione, non lo vedo nella nostra classifica dei tempi, addirittura precipitato in settima posizione perché è stato penalizzato di 5 secondi, quindi colpo di scena. Non avevamo visto sul nostro monitor comparire il segnale della penalizzazione, quindi la terza posizione per Hugenboom, quindi davvero un finale a sorpresa con Sato davanti ad Artem Hugenboom, Cunati in quarta posizione, Correa in quinto, poi Colombo, Schlom, De Francesco, Yuri Vips non a posizione, Diego Bertonelli nella top 10, bravo, ha fatto una bella rimonta. Alto è undicesimo, Conrad, Schumacher e quindi via via tutti gli altri, quindi Schumacher chiude alla fine in tredicesima posizione, però essendo partito 29esimo ha fatto una bella, bella gara. Sì, ha fatto una bella rimonta, però devo dire principalmente il grandissimo lavoro di Sato, che ha tenuto l'attacco di Artem nell'ultimo giro. Cioè, la sua prima vittoria in carriera sicuramente è un momento molto molto speciale per lui, anche in questa pista, perché lo so tutta l'evoluzione che ha fatto fin dall'anno scorso, e sono contento per lui, devo dire, perché sono anch'io un tifoso per il team alla fine. Giustamente, quindi noi te lo concediamo di fare il tifo per il tuo team, mi sembra giusto, anche perché il tuo team ti ha preparato, come hai detto tu, una macchina perfetta per questo weekend, che ti ha consentito di cogliere 2 pole position e 2 vittorie nel campionato italiano turismo Super GT Cup. Nicolas Costa in diretta con noi in cabina di commento dal circuito di Imola, dove siamo pronti per andare a vedere il podio del campionato italiano di Formula 4. Questa era la terza gara del weekend, la più corta, 18 minuti più un giro, e questo è l'ordine di arrivo con Martino Sato, poi Petrov, Artem, Leonard Hugenboom, Simone Cunati, Juan Manuel Correa, Lorenzo Colombo, Jan Leon Schlom, Devlin De Francesco, Yuri Vips, Diego Bertonelli a completare la top 10, e poi a seguire alto è con Wright, Schumacher 13esimo, Rodriguez Wright, Kushmaini, Diego Ciantini, Auricchio, Ifei e poi Maldonado, Vargas e Giacomo Bianchi nella top 10, nel top 20. Bella gara, la safety car è fortunatamente entrata, ma è stata poco tempo, quindi ha dato possibilità di svolgersi poi alla gara. Sì, per fortuna la safety car è entrata solo una volta, comunque è una gara molto combattuta, abbiamo visto una lotta fino all'ultimo giro, quindi anche una lotta serata però giusta, quindi bellissimo da guardare, cioè così è modo giusto di fare le gare. È vero, assolutamente bello, guardate quanto è bella anche questa pit lane, proprio ricca, affollata di addetti ai lavori, c'è tanto fermento, c'è tanta attività in questi AC Racing Weekend, è per questo che io vi invito sempre a venire in pista, perché è davvero un bellissimo evento da seguire con tante classi. Ecco Simone Cunati che va a congratularsi con Marino Sato, ma il suo nome poi è perché alle volte le grafiche Marino Sato si chiama. Lui si chiama Marino, però Marino. Non so perché dall'anno scorso che lo chiamano Mattino. Non so dire perché. Noi continuiamo a chiamarlo Marino come l'anno scorso. Sì, comunque lui è sempre Marino.
Beh, infatti ce l'ha scritto sulla tuta. Sì. Perfetto, allora decisamente vociamo quell'altra dicitura che troviamo sulle classifiche. Allora, eccoci con Marino Sato che può festeggiare, allora, finalmente, autore di una bellissima vittoria, ha un casco incredibile, tutto fluorescente, fucsia. Sì, sì, il suo casco è tutto particolare, c'è anche i fiori del Giappone, quindi è un casco che secondo me lui usa fino da quando era bambino, sì, lo stesso design, mi piace. Sì, è assolutamente un casco particolare, è vero, e sì. Poi... si vede che è un bel carattere quello di Marino Sato, ma andiamo subito a sentirlo con Camilla Ronchi. So, Marino Sato, you were fantastic. Are you happy? Did you expect to win today? Thank you very much. I'm really happy. I've joined this category in second year. I have never won yet. I was really happy to win in Imola here. What does it mean to win in Imola? How does it mean? It's a home of our team as well, and it's a really nice track. I think it's fantastic for first win for me. Ok, thank you so much. Let's go to the podio. Chiaramente è particolarmente felice di vincere qui a Imola, sente la storia e la passione di questo circuito, ringrazia il team. Adesso lo lasciamo andare al podio, highlights con Fiammetta alla guidaria e poi torniamo. Gara 3 del campionato italiano di Formula 4 con la griglia di partenza che inverte le prime 10 posizioni rispetto all'ordine di arrivo di gara 2 con Schlom che parte in pole position, Guggenboom in prima fila con lui, Marino Sato e Guzman in seconda fila ed è proprio Schlom a prendere subito il comando, ma Marino Sato è molto bravo, dalla terza posizione riesce a portarsi poi davanti. Nel frattempo avete visto l'uscita di Al Muaded che causa l'ingresso della safety car per qualche minuto, il tempo di rimuovere la vettura e poi si rientra con la competizione fino allo scadere del 28esimo minuto che vedrà la vittoria di Marino Sato. Sono tanti fuori pista, fortunatamente comunque senza conseguenze per i piloti. Alla fine Marino Sato conquista la vittoria davanti ad Artem con Guggenboom in terza posizione, ma soprattutto il piazzamento di Siebert e di Schumacher che colpisce perché vanno a perdere punti in classifica di campionato. E questi sono i festeggiamenti di Marino Sato. Siebert quindi alla fine complice anche il testacoda, non porta a casa punti, beh, alla fine non ha approfittato della situazione in questo caso, però nelle altre due gare invece sì, quindi la classifica rimane apertissima, questo ci fa piacere perché vuol dire che il campionato si definisce all'ultima gara. Sì, per noi che stiamo guardando la gara è sempre bello vedere, certo, nell'ultima gara le decisioni, però per lui avevo appena detto che il pilota deve sempre fare i punti, non fare sbagli, si è girato, peccato per lui, però comunque c'è ancora opportunità di vincere il campionato. Sì, 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 assolutamente. Eccoci intanto con Marino Sato, non Matino come leggete, Artem Petrov e Guggenboom in terza posizione e Giancarlo Minardi che va a consegnare i trofei. E abbiamo anche Vincenzo Sospiri, giustamente il team manager, anche il tuo team manager, Nicolas. Sì. E abbiamo anche Max Sospiri, il suo figlio, che sicuramente nel futuro sarà un pilota anche. È vero, assolutamente, grazie, siamo pronti per chiudere il nostro collegamento. Io ringrazio Nicolas Costa per essere stato con noi e torna presto a trovarci. Grazie mille, grazie a tutti, è stato un piacere qua fare i commenti un'altra volta e spero di tornare un'altra volta anche. Un saluto da Fiammetta alla guidara e buona continuazione con gli ACI Racing Weekend, ciao!